Cari amici di Turbo.it, eccoci la terza recensione per la linea Reed. E qui abbiamo il Warrior Grimlock. È un mezzo Godzilla, e a giudicare dalle mascelle è un Godzilla del film di Roland Emmerich, o Emmerich, dei fine anni 90. E devo dire che mi piace tanto. Sorvolando sul personaggio nella serie, questo modellino mi piace. Mi piace la scultura, mi piace la colorazione. L'unica cosa che non mi piace è la stazza. È troppo piccolo. Grimlock si merita qualcosa di più di un Warrior e di meno di un Hyperchanger. Perché quell'affare è proprio inguardabile. Vediamo un po' le dimensioni. Qui abbiamo Cap. Come sempre. Qui abbiamo il suo compagno di ondata. L'ultimo che rimane in modalità veicolo. E qui abbiamo il suo codice QR. Vediamo se mette a fuoco. Eccolo qua. Scansionatevelo quanto vi pare. E vediamo un po' Grimlock. Allora, articolazioni. Ah, le articolazioni sulla mascella. Apre la bocca. E questo, che è il secondo modello che ho preso, non so perché la bocca torna a scatto. Il primo non lo faceva. Questo sì. Non riesco a capire se è una molla o se va a toccare qualcosa. Comunque, poi il braccio ruota a 360 gradi più o meno sulla spalla e basta. L'anca ruota a 360 gradi su questo perno grigio, fa un po' dentro e fuori su questo perno, ruota 360 al ginocchio e ha un ratchet qui al gomito, che però io non toccherò neanche per sbaglio, perché il ratchet ha questo affarino grigio qui, si vede a malapena, che è il fermo del ratchet ed è volante, non è fisso. E piegando il gomito del ginocchio si rischia che questo affare si incastri sul ratchet e vada a sfondarmi questo pezzo qua. Questo. Mi è successo col primo, uno dei due gomiti, letteralmente è saltato fuori il pezzo e devastato. Per fortuna era nelle 24 ore dopo l'acquisto, sono andato alla SME e l'ho fatto cambiare. E come sono fatti questi ratchet, mi danno delle gambe mollissime. Poi non so perché l'articolazione è fuori asse. Da tutte e due le parti, non è un errore nella fabbricazione, proprio fuori asse rispetto a questo esagono. Vai a capire. E la coda è fissa. Ok, passiamo alla trasformazione. Allora, per prima cosa prendiamo le anche e le portiamo in fuori. Sono su un doppio perno e per ora le molliamo qua. Prendiamo la coda e la portiamo in basso, su questa articolazione che è quella della coscia. Questi due pannelli neri, partiamo in avanti e la coda la spezziamo in due. Il cane dei vicini è un rompiscatole e questo pezzo è su un binario. Lo portiamo in basso e abbiamo
qua dentro questa linguetta e sulla coda questo foro. Portiamo in avanti e richiudiamo sul foro. Separiamo in due quello che rimane della coda. Prendiamo la punta e su questo perno la chiudiamo in dentro. E qui abbiamo una finta coda per fare simmetria. Sarebbe più simmetrico se fosse piena. Questo punto portiamo in alto ancora di più questi pannelli e portiamo indietro le zampe del T-Rex. Se vogliamo chiamarlo così. Ruotiamo su questo perno, qui abbiamo questo pernetto qua, qui abbiamo un foro nell'angolo, facciamo combaciare e richiudiamo e portiamo indietro del tutto il braccio. Questo è molto simpatico per portare classicamente le zampe posteriori a fare le braccia. E per dargli un torace più ampio rispetto al dinosauro. Portiamo in basso le spalle, ruotiamo il ginocchio che adesso è il gomito, e qui abbiamo questo pezzo nero, lo portiamo in fuori ed è la mano. E qui questo affare mi ricorda qualcosa. Welcome, Kyle Katarn. Welcome to the future. Your future's looking pretty grim, Dasan. On the contrary, thanks to you, the weakling Jedi who scorned me will soon be erased from history, replaced by a new race of warriors. Strong warriors, warriors who know that the Force is not a shield to protect the useless, but is in reality a weapon to empower the worthy. None of that's gonna happen to San. Most of your shadow troopers are being mopped up by real Jedi, ones who've been trained to use the Force. The rest blew up with your ship. What a pathetic ruse. Dasan to Fayar. Admiral? Admiral! Admiral Fayar, I order you to come in at once! I was wrong about you, Katarn. Your failure as a Jedi hasn't weakened you. It's only made you stronger. Come, join me. You know in your heart that you'll never truly be one of them. Maybe, maybe not, but I know I won't be alone. How about you, Dasan? Even now, after all this pain, it's not too late. Come, join us. Sweet fool! Wow, che cos'era quello? Cosa si fanno questi due così? Ok. Facciamo finta di niente. Ultimo passo. Prendiamo la testa del nostro gozzillone e la sganciamo dal collo. Abbiamo questi due pernetti verdi. La portiamo indietro su questo perno in uno stile molto G1. E qui abbiamo Grimlock in modalità robotica. E questo modellino mi piace. Andiamo, facciamo uno zoom della faccia, se ci riesce. Abbastanza fedele a quella della serie. E vediamo le articolazioni. La testa ruota a destra e a sinistra. Spalle fanno i 360 gradi. Dentro e fuori, ruotano al gomito, piegano il gomito però non lo farò mai, il polso va dentro per la trasformazione e basta. E
Non abbiamo niente in bacino, anche se effettivamente potevano metterci qualcosa qua. Non c'è niente che convolga trasformazione qui in vita. Le gambe sono superno universale, vanno avanti di quasi 90 gradi, indietro di altrettanto, vanno in fuori di 90 gradi secchi, ruotano superno fungo sopra il ginocchio e il ginocchio fa questo e basta. Eh sì, uno scatto e basta. Non ha un'articolazione del ginocchio che si possa chiamare così. Cioè, c'è tutto questo ratchet, se si riesce a vederlo, e fa uno scatto. Il secondo non c'è. E questo è un problema abbastanza grosso. Il piede per la trasformazione può puntare in basso. E abbiamo visto che le mani sono scolpite per tenere in mano robe da 5 mm, ma non ha nessun gadget Grimlock come nella serie. Lui va di pugni. E vediamo un po' la scala. E è grande come gli altri. Peccato, dovrebbe essere grande il doppio. Entriamo. Dragstrip. E Dragstrip è più alto. Tanto per cambiare. Qui abbiamo il nostro Vacon. E qui è abbastanza più alto. Anche se Grimlock è più largo. E volendo essere malvagi, qui è come dovrebbe essere. E dato che la Hasbro continua a sparare cazzate sulla line continuity, questo dovrebbe essere questo. Visto che Reed è il seguito di Fall of di Prime, che dovrebbe essere il seguito di Fall of Cybertron. Ora, la storia sua non ha niente a che vedere con la sua, per quello che ne sappiamo. E la storia dei videogiochi della High Moon non ha proprio niente a che fare con Prime, ma la lasciamo perdere. Ora bene, cosa posso dire di questo Grimlock? Tanto per cambiare, il personaggio mi piace un casino. Tanto per cambiare, il modello mi è stato venduto dalla serie, e tanto per cambiare non è stato sviluppato come meritava. Oltre a dover essere più grande, il problema dei gomiti è un colpo basso nella qualità di questo modello. E infatti a lui preferisco quasi Bumblebee e Strongarm, che almeno non hanno un problema letteralmente autodistruttivo come queste articolazioni. Detto ciò, la trasformazione è davvero intrigante. Avrei voluto che questa trasformazione l'avesse avuta questo qua. Avremmo evitato le gambe obese, la coda obesa e le gambe vuote. Queste qua. Qui sono, non dico proprio molto, ma leggermente meglio. E voglio sperare che Planet X, per il suo Vulcan, prenda questo design e questa trasformazione. Per questa è la trasformazione di Grimlock. Anche nel G1, la coda diventava le gambe, le zampe posteriori diventavano le braccia, la testa era sotto il mascellone. Non è la stessa identica trasformazione, ma abbiamo capito l'idea. Ebbene, quindi, cosa devo dire di questo modello? Vale la pena prenderlo? Se vi piace la serie, sì. Se non vi piace la serie, no.
Fate finta che non abbia l'articolazione del gomito. Oppure mettetevi a trafficare. L'ho visto su internet dei metodi per sistemare questo gravissimo problema di design, che consiste nel rimuovere i perni, staccare le braccia e lavorarsi l'articolazione. Io non ho né il tempo né la capacità di fare una roba del genere ormai. Già, sistemare il collo di Slog mi ha rubato, penso, una giornata di lavoro. Ora figurarsi se è una giornata da buttare per braccio. E quindi, non avessi avuto quel problema al gomito, del tennista. Scusate, non avessi avuto quel problema al gomito, l'avrei suggerito. Perché credo che sia il modo migliore della serie. Così invece la vedo abbastanza dura da suggerirle. Beh, che se può di. Che dialetto sto usando? Vabbè. Direi che possiamo chiuderla qui. E siamo a tre quarti della prima ondata. Manca soltanto il mio personaggio preferito in assoluto e che ha ricevuto il trattamento peggiore. Quindi direi che possiamo anche chiudere qua e ci vediamo alla prossima recensione. Bye bye!